Bene ragazzi, ciao amici di Fisherlandia. Allora oggi voglio fare un video perché voglio farvi sapere che cos'è, a che cosa serve e come si tara lo strike della frizione di un mulinello da traina. Quindi non vi spaventate, non è una cosa assolutamente difficile, basta un attimo entrare nel meccanismo del discorso traina e del discorso frizione nel mulinello da traina. Prima di arrivare a queste cose, per chi di voi non lo sa, per chi di voi magari è meno esperto, voglio fare soltanto un piccolo aneddoto sul discorso della frizione. La frizione del mulinello che cos'è? È un modo di frenare, di rallentare l'uscita del filo quando il pesce tira. Questo avviene attraverso una serie di dischi, un disco, due dischi, tre dischi, in vari materiali in base alla qualità del nostro mulinello, che grazie a uno sfregamento fanno sì che siano un freno più che una frizione, no? Quindi nei mulinelli fissi la frizione viene tarata solitamente, nei mulinelli con la frizione anteriore ad esempio viene tarata attraverso la farfalla che abbiamo davanti alla bobina, quindi più la andiamo a stringere più la frizione si schiaccia e quindi più l'attrito della bobina diciamo è duro, e nei mulinelli da traina avviene per due sistemi. Nel sistema io ho portato alcuni esempi qua di mulinelli perché poi ognuno ha i suoi sistemi, anche se il concetto è di tutti è uguale. Chiaramente nei mulinelli ad esempio di taglia piccola, visto che è previsto dalle aziende che questi mulinelli non vengano utilizzati per pesche molto impegnative, quindi su pesci molto impegnativi, questo ad esempio è un mulinello che va bene per sugarelli, tombarelli, palamite, qualche alletterato ma di piccole e medie dimensioni, viene attraverso questa rotella che è la frizione a stella, si chiama. Quindi qua è come esattamente nel mulinello classico a frizione anteriore, io vado a chiudere questa diciamo stella, la stella comprime i dischi e la mia frizione è più dura, mentre invece in quasi tutti i mulinelli da traina e per tutte le tecniche verticali comunque rotanti, in questo caso vi ho portato il TLD, il Gladiator di Talcanna, il VJ6 di Everol e l'Okuma, hanno tutti lo stesso sistema, quindi avviene attraverso la chiusura di questa leva. Quindi in poche parole questa leva, quando va diciamo a serrare, va a stringere i dischi della frizione e quindi il nostro mulinello entra in frizione. Questo ragazzi, per chi di voi si domandava, comunque perché magari c'è qualcuno che ci segue che magari non sa e non ha ben chiaro cos'è il discorso della frizione. Detto questo, dovete sapere che in tutti i mulinelli a frizione anteriore solitamente la frizione va tarata in base al tipo di pesca che andiamo a fare a mano, quindi si va un po' diciamo a occhio. Se andiamo a pescare a spinning la teniamo un po' più chiusa, se andiamo a pescare con la bolognese la teniamo un po' più aperta, perché comunque l'attrezzatura che c'è oltre la canna e il mulinello sono solitamente, in quel caso della bolognese, molto sottile, quindi vogliamo far sì che quando noi ferriamo il pesce la frizione dia un po' di spazio e quindi non andiamo a ledere il filo piuttosto che la girella piuttosto che l'amo. Nel discorso mulinello da traina con la frizione a stella, stesso discorso, quindi noi andremo a tarare la nostra frizione diciamo in base da prima in base all'uscita del filo, quindi quando il pesce parte, ma quello è un altro discorso. Andremo a chiudere o aprire la frizione sempre per questo motivo, per cercare di stressare il meno possibile tutta l'attrezzatura che abbiamo dopo. Nel mulinello con la frizione a leva, ecco perché voglio arrivare a questo punto, la leva appunto ha una corsa che va da tutto aperto, in questo caso, a tutto chiuso, quindi in questo caso così è tutto chiuso. Siamo abituati a vedere ultimamente nei mulinelli questo classico max drag, quindi se questo mulinello, facciamo un esempio, avesse un max drag di 10 kg, vuol dire che quando la leva è tutta in fondo, quindi quando abbiamo raggiunto il massimo della compattezza dei dischi, la nostra frizione, per far sì che lei slitti, dobbiamo tirare di almeno 10 kg. Ma come voi potete vedere, nella corsa della frizione, ok, abbiamo nei mulinelli da traina uno stop, quindi se io apro e vado a chiudere la frizione, mi si blocca attraverso, in questo caso nel TLD c'è un pulsante, attraverso ad esempio nel caso dei Gladiator abbiamo una scanalatura che blocca la corsa della mia frizione. A cosa serve questo blocco? Si chiama strike, e qua veniamo al succo del discorso e al succo del video. Praticamente nella corsa da 0 a 10 kg, noi grazie a questo stop possiamo decidere
quanti chili ha la frizione in questo punto. Che cosa vuol dire? Qua siamo a 0, qua siamo a 10 kg. Quando questa leva è qua, io posso decidere che ad esempio sia a 5 kg, 4 kg, 7 kg, lo scelgo io. Come faccio a tararlo? Lo taro attraverso questa rotellina. Ora andiamo a vedere un attimino da vicino, vi lascio così in sospesa, andiamo a vedere un attimino quello che c'è da toccare nei mulinelli e dei vari modelli per poter tarare questo strike. Ci vediamo dopo perché vi voglio fare vedere in pratica con la canna e il mulinello montato come fare a tarare appunto questo strike, quindi per me per mezzo di un dinamometro o per mezzo di una bilancia elettronica semplicissima, e ci vediamo dopo per le conclusioni finali. Bene, quindi andiamo a vedere da vicino quali sono le cose che vanno toccate e regolate per sistemare il nostro strike. Quindi adesso vi faccio vedere questo, che è un sistema classico che troviamo sugli Shimano in assoluto e quasi su tutti gli altri mulinelli. Quindi in questo caso abbiamo la nostra leva della frizione col nostro bottone che va a essere pigiato dalla leva per aprire completamente la nostra bobina. Andiamo a vedere questo che è il bottone in cui la leva, vedete, va a scontrare. Per far sì che la leva continui nella sua corsa, andiamo a pigiare questo bottone e la leva parte e va al suo massimo, alla sua massima max drag. In questo caso vedete che qua c'è scritto anche strike, viene riportato strike. Andiamo a posizionare la nostra leva sullo strike e andiamo a regolare il tutto attraverso questa rotellina che è il preset. Ok, quindi vi ricordo che per regolare bene il preset dobbiamo allentare leggermente la frizione, andare a regolare, dopodiché andiamo a reinserire il nostro strike. In alcuni modelli di mulinelli diversi da questo vi porto ad esempio il Gladiator, che è questo, ok, Gladiator chiaramente di Italcanna. Abbiamo nella corsa della frizione, vedete, queste scanalature che sono i blocchi della leva. Quindi andiamo in questo caso a pigiare il pulsante che è sotto la leva, quindi molto comodo in questo senso questo mulinello. Ecco, ve lo faccio vedere così che si vede meglio. Quindi andiamo così in tutto aperto, andiamo avanti, così la frizione entra in funzione. Andiamo fino a questa scanalatura che è lo strike in questo caso e andiamo a pigiare ancora per andare in fondo alla nostra frizione. Nei Gladiator una particolarità è che la raganella è posizionata in questo punto, quindi così il mulinello ha la raganella inserita, ok? Così ha la raganella disinserita. Il nostro strike, quindi il nostro punto di strike, lo andiamo a regolare da questo altro lato del mulinello, che è questo qua. Quindi questo praticamente è lo strike, ok? Questo è il preset, che di là era quello sulla manovella, e di questo, andando ad allentare o a stringere, andiamo a regolare il nostro strike. Questo sistema lo troviamo anche sui mulinelli, come ad esempio il mitico VJ6, che in questo caso è un sinistro, chiaramente per tecniche verticali. Anche qua abbiamo la nostra frizione che andrà a chiudersi lato opposto, diciamo rispetto ai mulinelli da traino normale. Anche in questo caso abbiamo uno strike che è questo, ok? Andando a pigiare andiamo oltre, ok? Sullo strike la regolazione avviene attraverso questa vite di preset, e così in linea di massima su tutti i mulinelli che troviamo sul mercato. Andiamo a vedere invece da vicino come in pratica si regola lo strike. Bene, quindi siamo tornati, abbiamo visto quindi cosa bisogna andare a toccare nel mulinello per poter tarare questo famoso strike, ma veniamo al punto saliente del discorso. A cosa serve tarare questo strike? Nella pesca a traina viene difficile, veramente difficile, riuscire a mano capire quanto appunto con la leva in strike sto tirando. Quindi è importante per due motivi tararlo nel giusto modo. Per quale motivo? Prima di tutto perché se facciamo una pesca impegnativa e andiamo a incanare un pesce importante, è giusto che quando lui mangia l'esca e va via si porti dietro un grosso carico. Vi faccio un esempio che faccio sempre nei negozi: è come se io facessi tre piani di scale a piedi, così scarico, li faccio in scioltezza, è come se invece mi caricassi sulle spalle un sacco da 25 kg e faccio questi famosi tre piani. Arrivo al secondo, al terzo, se lo faccio, lo faccio con molta fatica. Il concetto è proprio questo: far sì che il pesce vada via, ma stancandosi, perché altrimenti lui va via, la sua vita è nuotare nel mare, quindi non si stancherebbe e non riusciremo a ottenere il risultato. D'altra parte, chiudere troppo la frizione
andrebbe a rischiare di rompersi qualcosa sulla mia montatura, quindi è importante che questa taratura venga fatta nel modo giusto. Inoltre il tarare, lo strike nella frizione è importante perché abbiamo una garanzia che la nostra attrezzatura non si vada a rompere. Qui da sempre la regola vuole che la taratura di uno strike venga fatta almeno a un terzo del carico di rottura del nostro filo. Cosa vuol dire? Io ho un mulinello, ho un filo che tiene, parliamo in chili, una cifra tonda 21 kg, un terzo di 21 kg è 7 kg, quindi io voglio che la mia frizione inizi a slittare quando il pesce dall'altra parte offre resistenza da 7 kg a salire. Questo fa sì che mi rende garante di avere ancora due terzi di margine, perché comunque avrò la girella o col moschettone o senza il moschettone, avrò il terminale che sarà leggermente più leggero del filo che ho nel mulinello, quindi noi per sicurezza tariamo il nostro famoso strike, in questo caso i 21 kg il carico di rottura della nostra lenza lo tariamo a 7 kg. A questo punto dobbiamo, e ci manca solo, capire come tararlo. Semplicissimo, lo possiamo fare a casa tranquillamente, ci andiamo a comprare una bilancina elettronica da 15 euro, 20 euro, non ci serve una bilancia elettronica che sia particolarmente precisa come scala, anche perché è una taratura che può darci anche di mezzo chilo, non ci sono problemi. Se abbiamo un dinamometro super professional, possiamo usare anche un dinamometro super professional. Andiamo a posizionare la nostra bilancia su un punto fisso dove noi la vediamo, andiamo ad agganciare questo alla lenza del nostro mulinello e andiamo a mettere la leva in strike. Ora vi faccio vedere in pratica, fino a che la bilancia non segna quello che serve a me. Una cosa, ragazzi, veramente importante è che vedo che molti di voi lo fanno: tarano la frizione del mulinello col mulinello in mano e tirano col dinamometro. Attenzione, pochi di voi hanno fatto questa prova probabilmente, e vi posso dire che il mulinello va montato sulla canna che andiamo a utilizzare e dobbiamo far sì che questa prova venga fatta con il filo che passa nella canna, perché se la canna è più morbida, la canna è più rigida, la canna offre meno attrito, la canna offre più attrito, il nostro strike varia tantissimo come regolazione. Quindi se noi andiamo a tarare, vi faccio un esempio, la frizione in strike di questo mulinello così nudo e crudo a 7 kg, 99,99 su 100, quando io passo la filo negli anelli della canna e vado a riprovare la stessa cosa, probabilmente siamo oltre del 20-30%. Quindi perché la canna offre un attrito, ok? Quindi bisogna che andiamo, e anzi se doveste tarare la frizione di un mulinello su una canna e cambiate canna, assolutamente rifate questa prova, vi costa pochissimi minuti, ma comunque è una sicurezza. Ora ragazzi, io vi ho preparato qua una canna in questo caso, una canna da drifting al tonno, monta un T-Shot 80 Everol, ma non è questo il punto. Sto facendo questa prova con la Reverse 50 nuova dell'Italcanna, ma non è neanche questo il punto, perché il punto è, vi faccio vedere in pratica come tararlo. Abbiamo il nostro mulinello, ci attacchiamo da qualche parte alla nostra bilancia, il nostro filo passa negli anelli della canna, andiamo a mettere in tiro il mio filo. Come notate, vi faccio notare, sentite che la raganella è inserita, perché attenzione, sullo strike anche la raganella può essere un attrito in più. Voglio dire, se io taro la frizione, il mio strike senza la raganella, quando la raganella entra, diciamo, in funzione, perché comunque io ho bisogno di farla lavorare per sentirla, lo strike aumenta. Quindi raganella inserita, canna ferma fissata, posizione di traino in questo modo. Andiamo a mettere tutto in tiro e andiamo a provare il nostro strike tirando. Sentite? Quindi questo, io ho la leva in strike, quindi sta partendo la frizione. Andiamo a vedere, io là mi sono messo la mia bilancina, ok? In questo caso io lo voglio tarare, come abbiamo detto, a 7 kg, facciamo un esempio. Ora sta andando a 5 kg, in questo caso parte a 5 kg, cosa faccio? È poco, allora metto un attimino, tolgo dalla forza la lenza, vado a tirare appena appena giù la leva, quindi la libero un po' la frizione. Questo, in questo caso dell'Everol, è preset, e vado appena appena a stringerlo, magari di un quarto di giro. Vado a rimpostare di nuovo la mia leva in strike e vado di nuovo a rifare la mia prova. Ora io la leggo circa 6,5 kg, ok? Voglio ancora rifarlo,
Quindi andiamo a posizionare di nuovo la leva, va leggermente tirata indietro per andare a non forzare troppo su qua. Quindi libero un po' i dischi della frizione, vado ancora di quasi un quarto di giro in questo modo, vado a provare, rimetto in tiro. Ecco, sento già che siamo, là siamo a 7 kg, in questo caso 7 kg e 2, e direi che può andare bene. Il mio strike è esattamente tarato a 7 kg, chiaro, eh? Quindi quando il pesce parte, se io tiro più di 7 kg, lui va via, ok? A questo punto posso chiaramente poi decidere di andare a sbloccare lo strike e di andare a chiudere di più, quindi a chiudere di più ancora la mia frizione. Bene ragazzi, quindi questo è tutto, io spero che comunque di essere stato chiaro, non è proprio facilissimo spiegarvelo tutto a posto, si è fermata, non è facilissimo spiegarvi queste cose in video, ma spero che di essere stato chiaro. Ho fatto questo video perché è una delle domande che mi viene molto molto richiesta in negozio e ho capito che c'era un po' di disturbo, questa chiaramente è la teoria, poi chiaramente ci sono alcune persone che hanno i loro metodi per il taraggio appunto di questo coso, alcuni lo fanno addirittura a mano, riescono benissimo nel discorso, questo è un metodo abbastanza meccanico e sicuro per tarare il nostro famoso strike. Quindi ragazzi non mi resta che salutarvi, vi do appuntamento al prossimo video, seguiteci sulle nostre pagine Facebook, iscrivetevi al nostro canale YouTube, se vi è piaciuto il video mettetele mi piace, condividetelo sempre se vi è piaciuto, io vi saluto, grazie per essermi stati ad ascoltare e come sempre che la pesca sia con voi.